Tutti i secoli nella pittura sono stati dominati dalla rappresentazione del sacro, immagini religiose con madonne, santi, martiri. Solamente nell'Ottocento, con i macchiaioli italiani e soprattutto con gli impressionisti, c'è una rivoluzione in atto nella pittura. Al centro dei loro dipinti non ci sono più immagini religiose, non c'è più l'uomo, ma la natura, la prepotenza, la potenza della natura esplode in tutta la sua forza e in tutta la sua meraviglia nelle tele degli impressionisti. Celebrando la natura, gli artisti l'hanno resa popolare nei confronti dell'umanità, l'hanno idealizzata, l'hanno diffusa nei musei, e quindi con questa pittura così originale e rivoluzionaria si sono aperte le porte alle nuove forme d'arte del futuro fino al contemporaneo.